Due gol quasi in fotocopia consegnano al Chieti il terzo successo consecutivo. Battuto 2-0 il Senigallia, arrivato all'Angelini con gli stessi punti dei neroverdi. La squadra di Chianese dunque mette la freccia e si sta al comando del girone da solo, anche se bisogna attendere l'omologazione della gara Fossombrone-Fano. Se il giudice sportivo, come sembra, assegnerà il 3-0 a tavolino al padrone di casa, allora il Fossombrone raggiungerà in vetta il Chieti. Altra notizia importante: al termine di una domenica trionfale per i colori neroverdi, il quarto clean sheet consecutivo, un piccolo record che vale soprattutto per la convinzione dei ragazzi. Classifica alla mano, Chieti Senigallia era stato presentato come il big match di giornata. Nel primo tempo poche emozioni e portieri mai impegnati. Il Senigallia badava soprattutto a controllare le sforiate del Chieti, che è iniziato molto aggressivo con un Masavud uomo ovunque. Ai ragazzi di Chianese è mancato solo la precisione dell'ultimo passaggio per fare male. E così nei primi 45 minuti da segnalare solo il colpo di testa ospite con Magi Galluzzi, alto di poco. Ripresa decisamente più frizzante, non solo per le reti. I due tecnici iniziano con i cambi. Chianese manda dentro il neoacquisto Fall per Ardemagni e Barlafante per Diambò. Anche il Senigallia cambia in avanti, dentro Broso per Pesaresi e Capezzani per Baldini. E sono proprio gli ospiti a rendersi pericolosi al 22esimo con Broso, ma c'è Saracinesca Serra che sventa tutto. Il portiere De Chieti deve ripetersi qualche minuto dopo su Ballello. I neroverdi si svegliano e al 21esimo, sugli sviluppi di un corner, tra le tante spunta la testa di Forgione, che così sigla il suo secondo gol all'Angelini, che esplode letteralmente di gioia. Senigallia ha stordito mentre i ragazzi di Chianese insistono e al 38esimo Barlafante si divora il 2-0, solo soletto davanti a Sarti gli tira addosso. Raddoppio tuttavia rimandato di pochi secondi perché dal corner Fall manda in visibilio i 1800 dell'Angelini e in pratica chiude i conti. Gli ultimi minuti sono solo accademia e quando l'arbitro Velocci di Frosinone fischia la fine della partita, la gioia nero-verde con i giocatori sotto la curva Volpi può esplodere di nuovo. E domenica a Sora per continuare a sognare.